Questo è ancora vivo, ma sono cose che... Ma la serietà. Ma bisogna essere seri per governare. Ma bisogna essere capaci. Bisogna essere capaci. Ma bisogna dare quella breve, quella cosa di attenzione, di serietà. Ma non si può mica dare via così le cose al cinema, alla televisione, alle cose del consumismo così disfrenato. Ma io mi ricordo quelli che abbiamo fatto le cose serie, delle cose attente, delle cose ponderate. Ma perché l'ho fatto? Come dicevamo prima, per l'Italia aveva avuto molti problemi, ma ha avuto un grande ministro dell'economia del tesoro. Ha avuto il più capace ministro dell'economia, Berlusconi ha avuto una grande fortuna nell'avermi, ha avuto veramente la strada spianata. Io ho dato il mio contributo alle finanze di questa nazione, ho ricreato, non abbiamo fatto macelleria fiscale, non abbiamo messo le mani in tasca agli italiani, abbiamo compiuto operazioni serie, attente e assolutamente ponderate. Non abbiamo compiuto elementi di sbando, non siamo stati compresi, non siamo stati capiti, le banche non ci hanno dato abbastanza quote di quello che dovevano darci, abbiamo fatto marcia indietro. Abbiamo deciso di non fare più, di tornare a guadagnare in maniera milionaria con i nostri studi professionali. Non ci conveniva più fare il ministro, diciamolo chiaro, non ci conveniva più, non era più il divertimento, la figata di andare in giro con la scorta, di chiamare la guardia di finanza per i branzini, l'avevamo fatto, non ci interessava più. O facevamo i soldi veri o tornavamo a fare il professionista. Siamo tornati a fare il professionista. No, perché le riforme sono importanti. Governando la città.